non so che era successo, ma si era interrotta la live. Però vabbè, così è finito. Di oltre finalmente. Cosa è successo ai lupi? Finalmente. Sono 60 anni lì. Ok, trovo un indizio. No, ma l'ho letto, eh. L'ho letto il messaggio di prima. Era soltanto chiusa e riaperta la live, non so come mai. Però la chat mi è rimasta, vai tranquilla, l'ho letto tutto. Si può andare di qua? Sì. Brava, brava. Krillin io l'avevo fatto perché può essere simpatico da utilizzare con Goku Ultra e Citco. Per quando crepa quei due diventano delle divinità, ovviamente diventano fortissimi. E hai trovato un'arma? Mancano solo un forcone e una foglia. Dai, almeno abbiamo un'arma adesso. Molto bene. Dove si va adesso? Non di qua. Qui è chiuso. Allora andiamo di qua. Aspetta, vediamo se qui c'è qualcosa. C'è un'altra porta. E lì cosa c'è invece, scusa? Ah, sì, quello sicuramente. Bene. Esserci un passaggio dall'ala psichiatrica fino alle. Abbiamo un nuovo alleato. Ce la faremo.
Mi hai letto nel pensiero. Bravo. Oh, questo tizio sembrava un pirla, invece sta diventando quasi il protagonista del gioco. Incredibile. Ma qui cosa c'era? Ah sì, quelle conviene farle ogni volta. Ok, andiamo dall'altra parte. Dove si possono rimediare i CC, perché non farlo? Poi non è nemmeno un modo frustrante, cioè sono cavolate, uno le fa ogni giorno e piano piano qualcosa si ottiene. Danno anche energia che schifo non fa sicuramente. Gesù Cristo. Ok, bello, calmati. Vorrei essere agile come te. Ci sono bloccato qui. Ora va, ora spacca. Vabbè, qualcuna me ne è avanzata, quindi no, non servono tutti. Te ne avanzano tipo una ventina, ma così. Almeno a me, poi non so. Sia quelle che le sfere, quelle altre che stanno sotto, mi sono avanzate un pochino. Abbiamo qui. Oh, figlio di puttana. Uno dei nostri morti. No, cos'è? Un animale? Ah, è l'altro cane forse. Eh sì, è l'altro cane fatto a pezzi, mi sa. Fammi vedere. Sì, è l'altro cane. L'altro cane, l'altro lupo. Perché io le avevo prese, precise, vedendo un post di Pups che faceva vedere quante risorse servivano per il suo surboost. Non lo so, io a me sono avanzate, quindi probabilmente con qualche altro evento che avevano messo di quel Goku Ultra me le ero fatte. Non saprei. Queste porte erano blindate. Che pazienti avevano qui?
Qui cosa c'è? Una lettera. Medico relatore, lezione iniziale. I pazienti sono stati accolti al centro medico di Blackwood 5 giorni fa. Durante questo periodo abbiamo eseguito numerosi test fisiologici e psicologici. I risultati sono stati straordinari. Contrariamente alle comuni aspettative mediche, sintomi accusati, pallore, iperpigmentazione della pelle, grave carenza di vitamina D, disfunzione sociale, periodi di stabilizzazione post-traumatica più lunga della media, comportamento interpersonale erratico. Violenza verso gli inservienti, tre tentativi di aggressione o tentativo di graffio. Sintomi attesi ma non riscontrati. Malnutrizione, scorbuto, indice di quetere, cazzo è quetere, solo fra il 3% dei normali valori attesi dovrebbero essere morti. Congelamento, i pazienti rispondono agli stimoli entro un tempo accettabile, 130-410 ms. Sul retro, fragilità, debolezza, distensione di tibia, perone, omero, beh, ok, osservato. Insolito aumento della forza, un paziente ha sollevato 330 kg, addirittura. Azioni suggerite, tenere sotto stretta sotto stretta osservazione, reclusione fortemente consigliata, passare da 1 a 3 inservienti, osservazione 28 su 24. Vabbè, io le dovrei avere precise precise le super sol, mentre sol normali ne ho ancora 3.309 da prendere. Vabbè, sì, tanto stanno lì, non spariscono. Ma c'è un retro? No, ho già letto tutto, ok. Di qua sono andato. Che vuol dire sta Cosa è roba? successo qui? Fatevi uscire, abbiamo fame, fa Soffio. freddo. Ve la farò pagare, basta con questi esperimenti. Vabbè. Ancora tutte le mission storie da finire. Pensa che non ho fullato neanche un capitolo. Dai, piano piano te le fai. Qualcosa qui, eh? Cazzo, cazzo!
buia. Porca troia! Io non la metterei la testa lì dentro, Proprio la testa lì dentro non la metterei. Ok. Bravo, cane, non ha fatto niente. Che cazzo era? Ai 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 ai. Stai attento, che rischio grosso. Bene. Vieni, figlio di puttana. Dove sei? Cosa? Proprio, non ci devi andare lì. Che rimettono il tapover di Goku Ultra nello shop, mettono anche un modo di farmare Rare Metal. Sono 6, l'avevo detto, il tipo ne ho intrappolati 6. Eh sì.
Troppi per i miei gusti, direi. Vabbè, per adesso ce l'abbiamo fatta, vediamo un po'. Sono lì, cavolo, vedo l'ombra. Devo stare attento. Questi mi saltano addosso. Dai, bello. Vieni giù. È tutto ok. Non fare lo stronzo. Niente, allora eh. Ci vediamo dopo. Sì, ci vediamo dopo. Quello va a morire, va. Altro che ci vediamo dopo. Mi sa che il lupo ci saluta. Ah, ma è finito così. Quindi non si sa se si è salvato o è morto. Questa era la tizia che era caduta di sotto, ma che è ancora viva. Eh sì. Quindi lei è ancora viva. Ok. Mike deve averle chiuse dietro di sé. Deve esserci un altro accesso. Aspetta, ehi, è questo? Dico, proviamo a guardare. Non mi sembra che abbiamo molta scelta. Non male. Credi sia il tunnel che porta al sanatorio? Certo che sì, dove altrimenti?
Dovremmo chiudere, no? Eh? Se qualcosa ci stesse seguendo. Sì, giusto, chiudilo, ma dobbiamo andare. Ci vediamo più avanti, ok? Sì. In un attimo sono sparite. Fai bene, fai bene. Ehi, chi c'è? C'è qualcuno? Jessica? Sei tu? Comunque mi spiego come funziona Bardock, cioè so che è essenziale nel Saiyan, ma non ho capito perché. Ah, semplicemente lui si usa molto negli switch, per esempio se tu parti con lui come personaggio, no? Quando switchi, usando gli altri Saiyan, lui non fa altro che pompare gli altri Saiyan, capito? Quindi man mano che tu switchi usando lui in continuazione, gli altri Saiyan vengono pompati sempre di più. È semplicemente questo. Poi c'è la carta verde che è fatta per lui per pomparsi ancora di più, cioè, capito? Semplicemente questo. Ok, riprendiamo. Praticamente sì. Ovviamente è anche un personaggio bello aggressivo e resistente, perché resiste molto bene agli attacchi, però sì, la cosa principale di lui è quella. Infatti devi usare sempre lui per primo, capito? In modo che poi lo switchi e vai a dare il bonus agli altri. Pensavo che era la tipa che dovevo salvare. Belli miei. Pazienza. C'è la tipa che chiede aiuto, aiuto. E io sono andato a salvarla. Che potevo fare? Ci ho provato. E niente, ci saluta anche lei. Hasta la vista, baby. Josh? No, sono Sam adesso. Ah, bene. Cazzo, amico, lo tengo. No, credo di potercela fare. È come una parete rocciosa. Io devo procedere. Dici sul serio? Tu torna alla baita! Non sarebbe meglio restare uniti? Sam! Mi dispiace, devo raggiungere Mike. Con o senza aiuto? Cerca di tornare, ok? Ugh.
tutto cazzo. Ok. Qui si corre, sto presentimento. No? Strano. Molto strano.
qualcosa qui? No. Immaginavo. È troppo tardi. Shh, silenzio. Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Fermo. Non muoverti. Porca troia, ma che cazzo! Prenderò la chiave dalla camera da letto di quel coso e poi porterò tutti quanti via da qui. Ci siamo, ci siamo. Forza, forza, andiamo. Via! Cerchiamo di capire dove sta questo stronzo. Capitolo 10, rimorso. Un'ora all'alba. Ormai ci avviciniamo alla fine, eh? Dai sogni e dall'immaginazione malata di un piccolo moccioso viziato ed egocentrico. La faccia sempre più modificata, sto dicendo. Persone che tenevano a te, che volevano aiutarti. Ma ogni volta tu hai scelto di respingerle. E ora sei rimasto solo. Anche se a quanto pare non lo resterai. Beh, riscrivilo, no? No, non sarei solo a lungo. Respira a fondo, Josh. Respira a fondo. Esatto, Josh. Respira a fondo, l'unico bastardo. Siete morti!
Già. State zitte! No, no, siete morte! Sei un assassino, non dico cosa sei. Tu ci hai manipolato. Tu sei un codardo. Ma sei matto. Ma che sono quando ti Oddio, no! Io non prendo ordini da voi. Come ti fa sentire? Non potete dirmi cosa fare. Non potete dirmi cosa fare. Non più! Ok. Il tempo è scaduto. Ah, ora siamo Josh. Vediamo come va a finire per questo parlo. No. Tu non sei. Eravamo qua sotto, da solo. No, di nuovo. Mi sa che Josh fa una cosa. Ma ora sei con noi. La tua famiglia. State lontane da me! Andate via! Perché non ci hai salvato, Josh? Perché ci hai lasciato morire? Lo giuro! Lo giuro! Perché Josh è un bastardo, ecco perché. Non è che ci vuole molto, eh. Contorta la trama. Qualcuno stava catturando il mendigo. Li aveva bloccati coi legacci. Beh, ho visto cose brutte. Wow. Li avrò liberati quando ho fatto saltare tutto. Bella mossa. Ci sono news? Dimmi. Dimmi un po' queste news. Hai presente nel video presentazione che c'è la frase "We can be more stronger"? Sì. We can be more stronger. Sì, quindi? La frase che Goku dice a Vegeta prima di fondersi in Vegeta Super Saiyan 4 in Heroes. Quindi la vogliono fare davvero così sporca? Un altro anniversario dedicato a Vegito? Stavolta è il quarto livello? Certo che sarebbero proprio dei pagliacci se lo fanno. Dai, che cavolo, ogni anniversario è un Vegito.
Che esagerazione. Ma proprio grossa, eh. Non ne usciamo. Vegito Forever. Anche se, ripeto, Vegito Quarto Xeno mi piace un casino, veramente tanto. Però è anche vero che, boh, così diventano veramente troppo scontati, eh. Anche se poi non so poi il prossimo anno che si inventano, perché, cioè, a meno che non esce qualche altro Vegito, a una certa si trovano bloccati. Sempre se non riciclano un altro Vegito da qualche parte. Che poi non ho mai capito perché c'è tutta sta fissa per Vegito, cioè. Boh. È una fusione, è forte, quello che ti pare, però. Cioè, in Dragon Ball c'è anche altro. Cioè, sembra che per loro Vegito è il simbolo di Dragon Ball. Non lo so. Sarò strano io, ma questa cosa non la comprendo. Ma vabbè. Chi se ne frega, facessero come vogliono. Allora, va, vediamo un po'. C'è una X. Vediamo un po'. È un totem. Totem fortuna. Ok. Se esce lui potresti pensare di pescare? O lo salti anche se c'è Vegito quarto? Io forse se c'è Vegito quarto, forse qualche tentativo potrei anche decidere di farlo. Ci devo pensare. Alla fine se mi dici che come Zenkai escono Bardock e Cell, Bardock l'ho già fatto, Cell non mi serve. Quindi oltre a fare la step up delle Zeta Power al momento non le userei praticamente le cronometri. Quindi boh, potrei anche ipotizzare di fare qualche tentativo. Se invece usciva uno Zenkai che mi serviva lì era un altro discorso. Ah, poi vedremo, dai. Senti, ma questa storia che stai dicendo di Vegito Quarto sono altre supposizioni che hai letto da qualche parte o roba un po' più ufficiale? Perché le supposizioni, si sa, sono sempre tante in queste situazioni. Io finché non vedo cose un po' più ufficiali, do retta fino a un certo punto. Capisco. Vabbè, dai, vedremo quando poi faranno l'annuncio, che è il 29, no? Dovrebbero parlarne. Vediamo un po' cosa ci diranno. Video and stuff. Che c'è, non si va di qui? Ma se esce lui significa che ci apriamo al mondo di Heroes e di conseguenza Golden Metal Cooler. Vabbè, vediamo un po' cosa succede. Oh merda, la calligrafia
biografia di Anna. E di conseguenza anche Goku e Vegeta quarto livello Xeno, voglio ricordare. E la cosa, soprattutto Goku mi rallegra molto, perché Goku Xeno quarto livello è la cosa che mi piace proprio di più di Eros. Allora, giorno 1, la mia sorellina è morta. La caduta l'ha uccisa. Ho visto il colore andarsene dal suo viso. Ho una gamba rotta. Sono da sola, bloccata qui con il corpo di Pet. Qualcuno arriverà presto. Giorno 5, non ho mai avuto così tanta fame. Mi sembra che il mio... No, oddio, ho capito. Questo ha fatto cannibalismo e è diventato uno di quei mostri, mi sa. Non ho mai avuto così tanta fame, mi sembra che il mio stomaco si stia rivoltando come un guanto. Ho preso il maglione di Bette, ora ho molto meno freddo. Lei continua a prendersi cura di me. Mi dispiace, Bette. Non ho scelta. E anche vedi tipo Camere, Piggy Xeno, oppure Trunks Super Saiyan God. Trunks Super Saiyan God è carino, nonostante non sono un grande estimatore di Saiyan God. Di altro Goku che c'ha una faccia da imbecille, perché Vegeta, pure versione God, è sempre figo. Allora, giorno 30, mi dispiace, Bert, non ho scelta, sto morendo. Lo sapevo. Soltanto così posso sopravvivere. Se troverete questo messaggio, mi dispiace, ho dovuto farlo. Non avevo scelta, perdonami, Bert, mi dispiace. È cannibalismo, era palese. E di conseguenza magari si è trasformata anche in una di quelle creature. Molto probabile. Brutta situazione. Giorno 33. Ho le mani sporche, mi sono cadute le unghie, sono schizzate via. Ho male ovunque, ma non ho più freddo, non soffro più. Divento più forte. Sì, è la trasformazione. È palesemente la trasformazione questa. Poi aspetta, questa dovrebbe essere Anna. Beth, qual era delle due? Fammi vedere. Ok. Quindi Anna è la Quattr'occhi. Quindi la Quattr'occhi ha mangiato quella col cappello di lana e si sta trasformando. Wow. Bella situazione. Ho le mani sporche, mi sono cadute le unghie, sono schizzate via, ho le mani ovunque, ma non... No, questo l'ho già letto. Il resto del messaggio è un ammasso di scarabocchi. Abbastanza chiaro ormai il discorso. Ma... Che significa? Ha ucciso anche lei? Sua sorella? No, non lo so! Come possono essere rimaste vive qui? Non lo so, Michael! Deve esserci una risposta qui sotto! Mike, ora... Calmati. Calmati, Ce ne vuole. Questo è quello che ho detto prima. Levati un attimo. Perché devo tornare indietro allora? Sì, devo tornare indietro.
però di qua. Di qua non si può andare, sì, di qua si può andare. Totem. No, qui è dove sono venuto. Quindi non è qui. Ah, potrebbe essere, certo, non escludo manco quello. Sembra una tomba. Oddio, Mike, è di Beth. Questo è il suo orologio. Cosa? Va a vedere. Guarda. C'è la luce. Quindi è stata sepolta qui. Non fermiamoci. Qua non si va. Chi lo sa? Si scende di qua? No? E siamo sicuri che qui non si poteva avanzare. Prima o poi dovranno finire, no? Quando finiscono uscirà altro. Tante belle testoline. Cazzo.
questo? Non credo lo fanno uscire all'anniversario, però più avanti con qualche classica step up LF ci può stare. Sì. Magari inseriscono anche Zamasu, quello malformato. Sta delirando. Josh! Mike! Josh! Ascoltami! Non colpirmi, ti prego. Beh, eri partito, amico. Eri del tutto fuori. Pensavamo di perderti. Josh, Anna è rimasta qui sotto per settimane, mesi. Ho dissotterrato Beth. Mike! Ora andiamocene da qui. Josh, senti, hai tu le chiavi della funivia? Sì. Ecco. Bene. La vedi quella? È la nostra via d'uscita, forza. Quello che ti avevo consigliato l'altra volta. Secondo me è la cosa migliore. Virus a Zenkai è tosto, eh. Io per adesso l'ho fullato a 5 e con la prossima rush lo finisco. Fate indietro, ci vediamo alla barca. Stai attento. Anche tu. Bene, andiamo, figlio di puttana. Ma comunque tu ce l'hai anche un God che hai fatto per bene con Goku blu e Vegeta quello giallo, quindi ci starebbe da Dio quel virus. Non dovevi colpirmi così. Ah, sì, scusami per prima. Fai bene, la cosa migliore. Mi sbaglio. Così che si fa. Intanto qui siamo di nuovo Josh. Potrebbe essere, certo, non è da escludere. Rate molto bassi, però potrebbe succedere. Lo so. Ok. Guarda, io ti dico, siccome comunque virus lo porteresti a 6 non a 7, puoi benissimo conservarla, tanto non sparisce. Vedi cosa c'è all'anniversario, se poi hai intenzione di provare qualche pescatina, se trovi, ci potrebbe anche stare, capito? Cioè io la tolgo quella F perché da 6 mi va a 7, capito? Quindi sono obbligato a farlo, mi sblocco lo Zenkai, ma nel tuo caso virus lo porteresti solo a 6, quindi... Non lo sei!
quindi l'altro è morto? No, è ancora vivo. Ma come ha fatto a sopravvivere? Incredibile. Vabbè. Ok, ora siamo tornati a essere Jessica. Jessica che credevamo essere morta, invece a quanto pare è ancora viva. Vediamo quanto durerà, però ok. Alla fine Beth, anzi non Beth, Anna piano piano si sta vendicando di tutti. Dove si va? Qui è chiuso. Qui si può andare? No. No, questo è il punto di prima, direi che non si può. Sì, sì, quello lì ce l'ho a 6 e ce l'ho il mio LOE. Al momento per il LOE è quello più consigliato assolutamente. Il LOE ha bisogno di un purple decente. Quindi o decidessero primamente di fare lo Zenkai di quel Freezer LF, che purtroppo non posso fare perché ce l'ho a 3 stelle. Oh boh, o ne fanno uscire un nuovo. Devo correre? Eh sì, fammi concentrare, va. Scappiamo, dai. A quanto pare devo nascondermi. Vabbè. Addio. Vabbè ragazzi, non sono un profeta, Una in meno. Lo so, ma in quei momenti, capito, è un po' complicata, ti fai prendere un po' dalla tensione. Vabbè, tanto tutti credevano che era morta, quindi ci siamo levati il pensiero. Allora, salta, arrampicati. Arrampicati, dai. Thank you.
Io ce l'ho quello, dovrei stellarlo. Lo trovai tempo fa con un ticket di quelli fedecchia. Magari in futuro lo stelliamo, dai. Anche se un Vegeta che mi piacerebbe trovare è quello giallo, quello Angel. Beh, buono, non lo so, non l'ho mai usato, capito? Quindi sentii parlare bene di quel personaggio, però avendolo a due non l'ho mai utilizzato. Ora non so attualmente se è considerato buono o no. Il seminterrato. Forse là c'è qualcuno. Ma la cinese in tutto questo che fine ha fatto? Secondo te riusciremo a cavarcela? Cerco di convincerci. Vera, dobbiamo scappare! Scappa! Ah!
Madonna mia. Combattono fra di loro. Che cavolo faccio adesso? Dai, prendiamo l'interruttore ancora. Ricorderemo per questo grande sacrificio. Contatto, la struttura principale è distrutta. Passo. Quindi ne ho salvate due alla fine. Aspetta, vedo qualcosa. Sì, confermo. Due superstiti. Atterriamo. Beh dai, meglio due di niente. Potevano morire anche tutte, quindi. Ok. Ah, proprio diretto. Manco il tempo di respirare. Ho finito istanto proprio. E Josh? Scusate, in tutto questo. Cioè, Josh che fine ha fatto, scusate? Quella l'ha preso e poi... sta cosa non mi torna. Salvato la cheerleader almeno, vai, vai! Salva la cheerleader, salva il mondo! Ci fosse un legame fra noi. Se ne vuoi parlare con qualcuno? Sto bene. Sette volte, dopo un'esperienza traumatica. Ho detto che sto bene. Dov'è Josh? Dov'è Josh, quel maledetto bastardo? L'avete trovato? No, non ancora. Bene, non sforzatevi troppo. Non mi sembri molto preoccupata. Quel bastardo mi ha lasciato lì a morire. Diceva di amarmi e poi in pratica voleva ammazzarmi. Voi sareste preoccupati. Mike è morto per colpa mia. Non avrei dovuto muovermi. Ma l'ho fatto. E mi ha salvato. Perciò è morto per colpa mia. Dovete ascoltarmi. Non mi importa se mi credete o meno. Prima o poi lo farete. Dovete scendere nelle miniere.
Cosa c'è nelle miniere? Io ho visto cosa c'è da sotto e vorrei non averlo mai fatto. Se saltiamo questo, c'è un filmato dopo. Ah, io voglio sapere Josh che fine ha fatto, scusate. Vedi. Ah, è diventato un mostro anche lui? Beh, giusto, ci sta. Ha senso. E bravo Josh. Quindi Josh ha divorato Anna. Abbiamo un superstite, ripeto. Ma che... Oh, cazzo! No, stai dietro! No. No. Bravo Josh, che alla fine è diventato un mostro anche lui. A posto, dai. Almeno abbiamo salvato i due, va. Meglio di niente. Beh dai, Totem ne abbiamo trovati diversi. E niente, dai, questo qui era Until Dawn. È stato carino, dai. Abbiamo vissuto questo horror in modo videoludico, ci sta, dai. Mo, mi sa che faccio una piccola pausa e dopo vediamo se ritorniamo con qualche altro titolo, dai. Quindi per adesso è tutto. Hasta la vista.